L'Agility Dog, disciplina sportiva che vede impegnati cani e padroni in un divertentissimo e spettacolarissimo percorso a ostacoli, nasce più o meno nello stesso periodo in cui il Border Collie viene riconosciuto ufficialmente dalla FCI. Una strana coincidenza se si pensa che il Border si è poi rivelato l'interprete ideale della specialità. I motivi del suo successo sono ancora una volta un misto di doti fisiche e psichiche. La struttura del Border gli permette di correre a velocità elevatissima e di superare gli ostacoli quasi senza sforzo. Nel salto, infatti, lui sfrutta più lo slancio della muscolatura, anche se i suoi muscoli lunghi e asciutti gli permettono in caso di necessità di spiccare incredibili balzi anche da fermo. Dal punto di vista psichico, il Border possiede tutte le doti ideali per un cane da agility. È pronto ad apprendere, ha un forte legame con il conduttore, è istintivamente portato a fissare la sua attenzione in due direzioni. In pastorizia deve tenere un occhio sul gregge e uno sul padrone. In agility deve avere sotto controllo sia il conduttore che gli ostacoli. In fondo non c'è una gran differenza. L'addestramento del cane da agility, se si vogliono ottenere buoni risultati, deve iniziare molto presto. A 6 mesi il cucciolo può già cominciare l'addestramento di base. Esercizi come seduto, terra, resta, oltre ad un impeccabile richiamo, sono di fondamentale importanza per il cane da agility e il cane deve conoscerli bene assai prima di affrontare gli ostacoli. Il primo impatto con gli ostacoli si può avere intorno ai 12 mesi, ma ricordiamo che il cucciolone non ha ancora completato il suo sviluppo e che la sua struttura ossea e muscolare è ancora incompleta. Assolutamente vietati a questa età i salti più alti e più impegnativi. Ma il cucciolone può tranquillamente affrontare i tunnel, la passerella, la bascula e il difficilissimo slalom. È importantissimo che il neofita che si avvicina per la prima volta all'agility si iscriva a una buona scuola dotata di validi istruttori, non azzardandosi mai ad improvvisare su ostacoli fatti in casa, magari seguendo le istruzioni di un libro. Libri, videocassette ed altri strumenti possono essere validi ausiliari didattici, ma solo se a monte c'è un istruttore esperto e capace. Dopo essersi fatti le ossa e aver subito una buona dose di delusioni, purtroppo inevitabili, chi ha davvero passione per l'agility comincerà a cogliere i primi successi. E allora scoprirà che il Border Collie capisce quando vince e prova una vera soddisfazione. Da quel momento comincerà ad impegnarsi per migliorare e la strada si spianerà di fronte al conduttore. Naturalmente si può fare agility solo per divertirsi. Questo non ci impegnerà molto e sarà già sufficiente a fare felice un Border. Ma se abbiamo mire agonistiche, ricordiamo che l'agility è uno sport completo, faticoso ed impegnativo, proprio come ogni vero sport. Pastore, atleta e molto altro se si vuole. Un cane intelligente e dinamico può svolgere un numero quasi illimitato di lavori. E il Border lo dimostra passando con grande disinvoltura dal ruolo di pastore a quello di retriever. È un ottimo riportatore e un eccellente nuotatore. Il Border può essere anche un cane da guardia. Difficilmente si rivela aggressivo, ma è un buon avvertitore e abbaia con decisione se arriva qualcuno. Citiamo per ultimo un utilizzo decisamente nuovo del Border, in una disciplina ancora sconosciuta in Italia, ma sicuramente destinata a un grande successo. Si chiama freestyle e consiste in esercizi e veri e propri passi di ballo da eseguire a suon di musica. Inutile dire di più, questa è una cosa tutta da guardare.